Carlo Olivari, segretario cittadino di Rifondazione Comunista qua a Sanremo, è nato Progetto Comune, una lista civica di tendenza di sinistra. Ecco, come mai siete qua questo? Allora, abbiamo cominciato gli incontri un paio di mesi fa per aggregare le forze della sinistra di Sanremo, cioè quelle che ad oggi hanno aderito, che Unione Popolare, Sanremo Attiva, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, i Verdi, e non solo, e anche tutto quello che io amo dire, definire della sinistra diffusa, tanti uomini e donne delusi dagli ultimi anni, dalle scelte che ha fatto la sinistra, per sulla falsariga di quello che abbiamo fatto a Taggia un anno fa, Progetto Comune a Taggia, che ha visto l'elezione nel Consiglio Comunale di Taggia di Marco Ardoino. Quello che abbiamo cominciato, direi, subito a fare alla seconda riunione è quello di iniziare a elaborare un programma che avesse una discontinuità con le amministrazioni che ci sono state negli ultimi 20 anni a Sanremo, che avesse come mettesse al primo posto i problemi della vita reale dei cittadini, non solo quelli che vivono in centro, ma quelli che vivono nelle periferie, nelle frazioni che, diciamo, che dalle amministrazioni sono state trascurate. Ecco. E questo oggi è il primo incontro, vogliamo spiegare ai cittadini qual è il nostro obiettivo. È quello di il candidato sindaco sarà Fulvio Fellegara, l'ex segretario della CGIL, noi auspichiamo che Fulvio Fellegara naturalmente diventi sindaco, e comunque portare in consiglio comunale le voci degli ultimi, di quelli che sono stati trascurati in questi anni. Ecco, se doveste fare una critica all'attuale sistema di governo cittadino. Una critica è quella che a noi pare che il dibattito, ma anche l'azione amministrativa, sia stata incentrata soprattutto sulle grandi opere, no? Grandi opere che comunque vediamo che facciamo l'esempio del Palasport, che da un anno è lì e i lavori sono fermi, e poi, come dicevo prima, tutto il dibattito era incentrato su quello che è il centro della città, no? Mentre sono stati trascurati tante zone di queste. Sanremo è fatta non solo di via Matteotti, Corso Mombello, via Roma, ma è fatta anche di Bussana, di Codirodi, del Borgo, del Bargallo. Ecco. Quindi trascuratezza di alcuni settori della città che provocano problemi e disagi a molti cittadini. Ecco, perché quindi uno deve votare Progetto Comune? Uno deve votare Progetto Comune per portare la voce degli ultimi in questa città, che, ripeto, in questi ultimi anni, e lo dimostra anche il fatto del grande astensionismo, no? Oltre il 50% dei cittadini di Sanremo non va a votare, vuol dire che c'è delusione e rassegnazione che noi vogliamo combattere facendo questa proposta.